Bene, quest'oggi, cari amici ed amiche di Radio Potenza Centrale e di tutti quanti i nostri mezzi meccanici, editoriali e quant'altro, Radio Eva, eccetera, eccetera, la farfalla, capisci? Vogliamo parlare dei giovani che evidentemente non riescono a sposarsi. Perché? Perché evidentemente c'è problemi economici, problemi di casa, problemi di qua, problemi di là, e chiunque ha un problema in questo senso ovviamente non riesce a sposarsi. Stamattina, parlando con il nostro amico DJ, il più grande DJ del Sud Italia, Paolitto, ci si va, ma io ho problemi di casa, come faccio a sposarmi se non ho una casa? Ciao Paolo, come stai? Buon pomeriggio, buonasera, buongiorno, tutto bene, si può dire. Si può dire? Si può dire tutto bene. Vabbè. Allora, Paolo, ti dice, ho problemi di casa, ok, io ho detto, Paolo, ma vedi che ci sta un sistema facilissimo, basta trovare un amico che magari ha un pezzettino di terra e si può fare facilmente. Non so se tu hai nello studio, nel tuo studio, nella tua cosa, il computer acceso, ce l'hai acceso? Certo. Andiamo, ma ti faccio vedere che cosa, la soluzione che vogliamo dare ai nostri amici che stanno ascoltandoci, come potrebbero fare per potersi procurare così dalla sera la mattina o giù di lì, vai prego, una casa con pochi soldi e con una velocità enorme, giusto? Giustissimo. Allora, diamo di corsa veloce, in maniera, accendi un computer, così vediamo se riusciamo a fare felice una o più coppie, ecco, poi però dopo fatecelo sapere se nel caso siamo riusciti nell'intendimento. Allora, risolviamo il problema della casa, va, vediamo se riusciamo a risolvere il problema della casa. Allora Saverio, dovresti entrare, passare prima tu, poi che qui è in po' stretta situazione e quant'altro. Allora, digita su Google, vai avanti, vai di là, digita su Google case di legno, eccola, già uscita, eccola, case di legno. Allora, praticamente queste case non hanno bisogno di licenza edilizia o quant'altro, per cui c'è la possibilità, clicchiamo su uno, vediamo, apriamo qualche sito, vediamo che cosa succede. Ecco, per esempio, qui abbiamo aperto il primo sito che viene, però è chiaro, fate nel caso una ricerca un pochettino più approfondita. Qui abbiamo una connessione abbastanza. Ecco, vedete, questa è una casa di legno, ma già siamo a livelli molto, come dire, costosi. Questi sono già dei progetti molto. Fermiamoci un attimo qui, ma cambia da solo. Sì, possiamo anche cercare con prezzi. Cerchiamo con prezzi e troviamo la soluzione più economica, esatto, che può esistere. Esatto, vediamo un pochettino. Sì, questo governo, se il governo ci manda. Allora vediamo un pochettino se riusciamo a trovare un qualche cosa velocissimo. Ecco qua, vediamo un po'. Vediamo, per esempio. Qui siamo già a livelli enormi, no, qui siamo a livelli grossi. Torniamo un attimino indietro, scendiamo giù, partiamo giù dalle soluzioni più economiche. Ecco, per esempio, questo formato, ecco qua, qui abbiamo 3 metri per 2,50, è un po' piccolina questa qua, è proprio una stanza praticamente, però costa 1000 euro, guarda, ecco qua, 1099 euro, vedete? È una stanza. Componendo 3-4 di questi, 3-4 mila euro, una così 5.000 euro, ecco. Allora aspetta un attimo che Saverio ci va sopra, ci sei sopra, sì? Aspetta un attimo che sei in grado. Ecco qua, questa qui costa 5.000 euro, ecco qua, questa costa 5.000 euro ed è composta, vediamo un pochettino se riusciamo a capire un pochettino, 26 metri qua, 70 millimetri, non c'è la grandezza. 26 metri quadrati, però non c'è la piantina, ecco perché, per vedere, ecco qua, qui c'è la piantina, ecco qua. Ci sono due camerette da letto, quindi un mini soggiorno, con qui c'è l'angolo cottura, ecco, il bagno dov'è? Questo è il bagno, vedete? Ecco, è una soluzione velocissima, tra le altre cose economica, tra le altre cose anche facile da mantenere, perché per riscaldare, per esempio, d'inverno una casa del genere ci vuole veramente poco. Per esempio, questa 7.000 euro già è un po' più. Questa già è più impegnativa, 7.000 euro. 42 metri è vivibile. Quindi 7.750 euro. Però è vivibile. Quindi questa quanti metri è? Anche due camere da letto. Due camere da letto, bagno, la cucina abbastanza grande. Tu segui Saverio, sì. A posto, via. Ok, per dire. Allora, possiamo uscire, riusciamo fuori, dai.
Allora, per far capire che evidentemente i giovani, cari giovani, non vi dovete spaventare, perché in buona sostanza, ecco, basta un po' di intelligenza e potete con una facilità enorme trovarvi una ragazza, eccola qui, che non si vuole fare inquadrare, ecco, questa è la fidanzata di Polit. Polit, allora, che ne dici di questa cosa? Qui non abbiamo possibilità, cioè non abbiamo licenze edilizie. Ecco, fermiamoci qua, chiudiamo qua. Non abbiamo licenze edilizie, non ci abbiamo niente. Ci vuole semplicemente dei permessi, non lo so. È un terreno, un pezzo di terreno. E anche un minimo di sforzo, comunque 7.000 euro, cioè è una cosa andabile. Quindi uno si può invece di spendere 100.000 euro per farsi un appartamento di 40 metri quadrati in un palazzo, spendi 7.000 euro e gli stessi metri. Non c'è condominio, non c'è niente. Sei anche a casa tua per i fatti tuoi, se vuoi fare un barbecue da fuori lo puoi fare. Poi un barbecue, quindi bisogna trovare semplicemente un amico che ti presta un terreno, ci fai poggiare su la casa sopra, ad esempio lo possiamo fare anche lì sopra. Vabbè, ma lascia stare il caso nostro. Bene, cari amici, avete visto, cari giovani, se nel caso avete problemi di casa, avete la possibilità di poter risolverlo. Grazie Polit, grazie ciao. A voi. Ciao.